Buongiorno e bentornati sul mio canale. Abbiamo fatto una preparazione salata con l'avocado, volevo fare anche qualcosa di dolce. In questo caso preparerò una crema spalmabile all'avocado. Prendiamo il nostro avocado, lo tagliamo a metà. Con un cucchiaio prendiamo la nostra polpa e la mettiamo in ciotola. Dall'altra metà stacchiamo il nostro nocciolo. Niente, oggi non si stacca. Eccolo qui. E ricaviamo l'altra metà di polpa. Questa operazione la possiamo fare con un frullatore, con una forchetta o con delle fruste, indipendentemente dovrebbe venire comunque bene. Se l'avocado è morbido, si riesce comunque a lavorare. Aggiungiamo al nostro avocado circa mezzo cucchiaio, un cucchiaio di miele nel mio caso, o sciroppo di acero, un dolcificante che si preferisce. Iniziamo a schiacciare l'avocado insieme al miele. Io lo faccio con i rebbi della forchetta. Altrimenti inseriamo nel frullatore e facciamo andare. Se l'avocado è ben maturo non ci sono problemi perché anche con una semplice forchetta si riesce a fare questo lavoro tranquillamente. Naturalmente la quantità di dolcificante, di miele, dipende proprio anche dal gusto personale. A chi piace magari un composto un po' più dolce può aggiungerne anche qualcosa in più. Dopo aver aggiunto il miele, aggiungiamo circa un cucchiaio di cacao amaro. E proseguiamo. Lo incorporiamo. Anche qui io ne metto un cucchiaio, volendolo fare ancora più goloso, se ne può aggiungere anche magari qualcosa in più. Ecco, il mio avocado era anche molto piccolo, per cui ritengo che sia abbastanza anche un cucchiaio. Infatti ha già preso comunque una buona colorazione. Ecco, per renderlo ancora più cremoso basterà un cucchiaio di latte. Nel mio caso io uso latte senza lattosio. E proseguo con la mia forchetta. Si incorpora. E il gioco è fatto. La nostra crema è praticamente pronta. E si potrà utilizzare, non so, da spalmare a colazione su una fetta biscottata, piuttosto che su una fetta di pane senza glutine, insomma, qualsiasi cosa. È comunque una crema alternativa alle classiche creme spalmabili. Se si vuole dare una consistenza un po' più cremosa, ripeto, basta farlo con un frullatore, però se l'avocado è ben maturo, qualche giro di forchetto, al limite con una frusta da cucina, la consistenza comunque è molto cremosa già così. Non resta che metterlo in un vasetto e conservarlo in frigo per qualche giorno per poi consumarlo. Non mi resta quindi che salutarvi e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!